Ascolta, Duccio, ma quindi mi diceva Alex che in questi 2 anni qui le cose sono andate bene, sei contento? Sono molto contento. Come... Sì. Io continuo a operare non direzionalmente, in maniera seriale. Grande investitore No, non direzionale seriale. no, Ok, fantastico. io sono grande fan del come già come lo ero allora, ma sono rimasto grande fan del metodo. E questo ancora più valore perché con l'esperienza comunque di 2 anni sicuramente non facili sui mercati. Poi posso darti anche tutti, io ho le mie statistiche anche di win, loss e così via, ti posso, lì ce le ho e sono, diciamo, sempre in percentuale, Grande. Che ho anche le meraviglia, operazioni, guardi. della quantità di operazioni che ho fatto, che ho qui il file aperto da qualche parte Che sul computer. meraviglia, guarda, questa c'è proprio la soddisfazione di vedere, cioè le persone che iniziano, imparano, applicano, incontro e difficoltà, come è normale che sia, vanno avanti, migliorano e continuano a applicare, cioè, che soddisfazione, No, fossero poi tutti anche così, Duccio, periodi fossero e tutti. periodi, però c'è stato Com'è? tipo, no, dico, poi ci sono periodi più Chiaro, positivi, sì, periodi più negativi e bisogna certo. tenere duro e non bisogna, perché qua ho fatto un periodo per dire, credo da settembre, ottobre a dicembre, pazzesco, penso che non fosse neanche uno stop loss in 3 mesi, una Dai, roba del genere, grande, diciamo così. grande, grande. Boh, ok, faccio una piccola introduzione e si parte. Vai. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata della serie L'investitore non direzionale del mese. Per questo episodio in realtà è un déjà vu. Perché? Perché incontriamo un investitore che chi ci segue ormai da qualche anno l'ha già conosciuto e quindi è un piacevole nuovo incontro. Sto parlando di Duccio Sfondrini. Ciao Duccio e benvenuto a questa puntata dell'Investitore non direzionale del mese. Ciao Alberto, ciao a tutti, grazie dell'invito. Ma figurati, grazie a te per aver accettato. Tra l'altro è un doppio piacere rivederti perché tu sei stato uno dei primissimi ospiti della membership a inizio 2021, maggio-giugno 2021. La membership, diciamo, nella forma così ufficiale come adesso, era partita da poco, da qualche mese, e tu avevi già iniziato a ottenere risultati, e quindi sei stato praticamente uno dei primissimi ospiti che così ha raccontato le sue prime esperienze con la non direzionalità. E quindi la tua testimonianza adesso, a distanza di 2 anni, ha ancora maggiore valore, no? Come esempio, come feedback anche da riportare perché. Dal 2021 ad oggi di cose sui mercati ne sono successe un bel po'. E quindi, quindi è importante anche avere questo resoconto, insomma, in maniera succinta di questi 2 anni. Duccio, una brevissima presentazione. Io so che tu vieni dal mondo dell'immobiliare, sei un imprenditore, giusto? Vieni dal mondo dell'immobiliare. Sì, diciamo, sì, immobiliare, sì, diciamo più sulla parte, diciamo, locazioni e immobili commerciali, insomma, cose del genere. Comunque, sì, vengo da lì. Ok, sei di Monza, giusto? Nord Italia. Sono, esatto, sì, abito a Monza, originario di Lodi. Ah, ok, perfetto. Ciao. L'operosa, quindi Lombardia, benissimo. E cos'è che, diciamo, che ti ha fatto passare dal settore immobiliare invece agli investimenti finanziari? Era comunque una passione che avevi. Raccontaci un po' i tuoi inizi, prima di Ma sì, arrivare, guarda, diciamo, io agli investimenti non direzionali. ho sempre avuto una passione, un interesse nei confronti degli investimenti per, appunto, vabbè, mio padre mi ha sempre coinvolto un po' nelle cose che faceva lui, promotori finanziari, cose del genere, insomma, e ho sempre avuto sono sempre stato affascinato, insomma, da questo mondo. Poi a un certo punto ho scoperto il meraviglioso mondo delle opzioni e di vendere le Grande. opzioni poco prima di conoscere te tramite un'altra persona che avevo conosciuto, Sì. e poi ho scoperto te, il tuo Come libro, mi hai scoperto, Duccio? Come mi hai scoperto col libro? come insieme libro, poi avevo fatto un corso e poi avevo praticato, però diciamo un po' così, in un periodo della mia vita in cui avevo poco tempo per praticare, anche poca testa forse. E poi invece ti ho riscoperto appunto un paio d'anni fa, perché ho riscoperto, insomma, sì, perché quando avevi lanciato la mentoring, e Ah, io ok, sì, percorsi individuali. ero nel periodo in cui comunque avevo più tempo, avevo così via, e quindi avevo deciso di farla, e chiaramente da lì mi hanno fatto spinta per
per ripassare tutto, rifare tutto, ristudiare tutto e partire invece in maniera molto più, diciamo, sistematica per. Testa bassa, pancia a terra e via, mettiamoci cosa a ottenere risultati. Infatti, questa caratteristica proprio di Duccio è stata subito lampante quando appunto ci siamo conosciuti in mentoring, quindi in questi percorsi individuali one-to-one, si è visto proprio la persona che, ok, cosa c'è da fare, non si è spaventato e tra l'altro dalla mole di lavoro, dalle cose da capire per poi ottenere risultati sui mercati. E tra l'altro una cosa che mi ha colpito è che praticamente in pochi mesi hai fatto fuori tutto quello che c'è da far fuori, no? Nel senso che hai iniziato con la mentoring, poi hai preso i vari percorsi, la membership, l'advanced, poi quello sulle materie prime, insomma, ti sei dato da fare per poi mettere a terra tutte queste competenze acquisite e questo poi alla fine è quello che fa la differenza, perché comunque sappiamo tutti che sui mercati non ci sono soldi facili, nonostante qualcuno lo vende così la formazione, assolutamente non è facile, soprattutto non è facile ottenere costanza di rendimenti. E quindi proprio su questa scia, ecco Lucio, magari raccontaci un po' di esperienze, insomma, cos'è che ti ha colpito all'inizio della non direzionalità da dire? Divento, come ci siamo detti prima di iniziare la registrazione, ti sei definito un investitore non direzionale seriale, ok? Che è una bellissima definizione. Ecco, come sei arrivato a questo punto? Ma guarda, io sono rimasto affascinato dalla scoperta delle opzioni, della possibilità di venderle, cioè quindi quello appunto che è la base del metodo, del tuo metodo, per Certo. cui del fatto che cioè, tu anziché pagare incassavi chiaramente in cambio di un margine, però insomma tu incassavi direttamente i soldi, cioè vedevi il conto che saliva anziché scendere, diciamo, e poi dopo vabbè dovevi difendere tra virgolette questi soldi che incassi, però c'hai il tempo a tuo favore, c'hai la statistica a tuo favore, c'hai tante, diciamo, Cosa? caratteristiche oggettive che sono a tuo favore, non è magari l'analisi tecnica, il grafico, la cosa, così via, eh. Cioè Penso comunque sono che, spero che, dovrebbe salire, dovrebbe scendere, comunque, eccetera. e comunque poi dopo cominciando a utilizzarla ti rendi conto anche delle possibilità che offre, anche del margine di errore che hai, perché comunque io ho visto che nelle mie statistiche nelle operazioni vincenti, diciamo un 40% delle volte la direzione si rivela sbagliata, cioè sbagliata, nel senso più o Sì, meno forte, il però titolo in qualche modo ti viene contro. io sono entrato a 100 e l'operazione si è chiusa, nel 40% dei casi si è chiusa sotto 100, che può essere 90, 80, cioè adesso non troppo, perché quella è in stop magari, No, però capita delle certo. volte che comunque magari vai anche, non dico a pari del prezzo, però se scende lentamente arrivi a chiuderla in profitto quando praticamente però sei praticamente in strike, che avevi messo, lo strike che avevi messo quasi raggiunto. A volte capita di essere quasi anche in the money con ancora il guadagno o comunque la perdita, non la stop. Comunque vabbè, insomma, hai queste caratteristiche che ti aiutano tantissimo. Guarda, io per un'analogia nell'immobiliare, possiamo considerare questo, no? Il discorso degli affitti mensili, no? Il discorso nell'immobiliare, tu sai bene, appunto, se tutto va bene, se l'inquilino paga, ecco, in campo finanziario c'è la possibilità appunto di traslare questa cosa e gli stop sono semplicemente gli Esatto, inquilini morosi. sì. Quelli che non solo La non ti differenza è che pagano, non ma devi anche. aspettare 2 anni per mandarli fuori È se non quello, è pagano. Cioè, un quello. mese non ha Cioè. pagato, il mese prossimo, cioè, non c'è problema. Potrebbe tranquillamente, cioè, non è lo stesso inquilino, cambi inquilino e così via, però, cioè, come Ti se tu cambiassi, poi se piacerebbe? cambiare inquilino, dopo un mese che non paga, dici io lo cambio, questo qua basta, vai via. Ti Non c'è piacerebbe bisogno. nel campo immobiliare poter mandare fuori gli inquilini con un click, Farebbero tutti eh? la firma. È quello, perché poi chiaramente c'è un inquilino che non solo non ti paga, ma ti fa magari anche dei danni, perché ovviamente su quell'investimento finisci in stop, finisci in perdita. Però il discorso che, ok, lo licenzio, lo mando fuori, lo caccio via con un click e il mese prossimo, la prossima operazione comunque si riparte con questa esperienza in più. Però è un discorso, insomma, molto più dinamico, veloce e molto meno burocratico invece di quello che sai bene che Eh succede sì, in campo immobiliare. sicuramente sì. Diciamo che
diciamo che io adesso che lo sto facendo in maniera, non dico quasi esclusiva, però insomma punto molto su queste entrate, hai anche il vantaggio che cioè, non devi fare, beh, chiaramente devi investire nella formazione prima di partire perché devi avere Certo. un'idea di cosa fare e cosa non fare, però al di là di quell'investimento lì, che comunque è una cosa che devi fare praticamente in qualsiasi attività che fai, che devi comunque, non è che puoi aprire un negozio o come fare cose senza avere la più pallida idea. No, non devi investire, basta che hai un computer e una cosa così, cioè non devi investire grandi soldi così via. Chiaramente gli stop loss, come dici tu, sono le perdite dell'attività che comunque o i costi dell'attività che tutte le attività hanno. L'importante è chiaramente che i ricavi superano i costi, ovviamente. Superiore ai costi, ma poi a proposito di spese, proprio visto che stiamo facendo queste analogie col mondo imprenditoriale, comunque anche solo aprire un bar, cioè a quante spese si va incontro, no? Altro che faccio, non so, investo 10.000 euro in formazione, no, lì devi investire 100.000 euro in struttura, trovi la location, fai dei lavori. Tutto arredamento, bicchieri, che ne so, tutta il E magazzino di hai tutto il capitale a rischio. Perché poi se ti va male, tu quel quella capitale lì lo è perdi completamente. la Invece qui, cioè, in campo finanziario puoi anche entrare in maniera molto, molto graduale, un contratto, fai le tue prove in demo, cioè, è tutta Esatto, un'altra anch'io per cosa. esempio ho fatto un po' di demo, poi ho fatto come concetto reale, ma con un capitale piccolo che poi poco alla volta ho aumentato nel tempo. Quando mi sono sentito più sicuro, quando ho visto i risultati che c'erano, quando. Però all'inizio è Certo. iniziato piccolo, ovviamente. Poi dopo Certo, poco ma è il modo migliore perché poi, una volta che inizi a ottenere risultati, acquisti anche serenità e fiducia nella statistica, nel metodo, e quindi non bisogna mai cadere nell'eccesso opposto, no? Quindi sentirsi superiore al mercato, sottovalutarlo, perché in un attimo comunque si può rivoltare un investimento e si può rivoltare contro. Quindi mantenere sempre la guardia alzata, però comunque avere fiducia nella statistica, nel metodo. È questo che molte persone trovano difficoltà perché magari dopo, come dicevamo anche prima di partire con la registrazione, molte persone magari di fronte al primo stop si fermano e iniziano a avere paura e quando lì chiaramente poi dopo non riesci più a recuperare perché se poi dopo ti fermi, invece la costanza, come dico sempre, costanza, fiducia nel metodo, quello c'è. lì, però c'è quello lì, c'è la membership che magari tu mandi la tua bella operazione, dici vabbè, c'è l'operazione di Alberto, intanto faccio quella di Alberto e ti torna un po' di fiducia. Poi anche Alberto non è che le prende tutte, Ah no, 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 ma però io guarda, io sull'entrata ancora devo migliorare molto perché tu dicevi circa un 40% di investimenti positivi che all'inizio comunque ti vengono comunque contro vabbè. nell'arco, diciamo, in realtà alcune volte proprio la mia entrata è proprio sbagliata completamente, ma poi alla fine comunque diciamo, il No, dico, sottostante riprende la i top direzione, li quindi prendiamo tutti, però voglio dire, quello lì nel momento di difficoltà, cioè, mi è capitato più di una volta, nel momento che ero lì davanti, dicevo, vorrei fare un'operazione, però questa non so, avevo appena magari preso un paio di stop, questa due non so, questa scopoline, non le so, avevi prese. arriva la mail, ho detto opportunity. Oh, La guardiamo un po' che guardi, cos'è. leggi il commento, vedi gli strike, le distanze, le cose, così, e dici, beh, questa mi sembra bella, facciamola. E già ne hai fatta una, diciamo come risalire a cavallo dopo la caduta. E già Grande, grande. ripartire. Quindi Duccio, la membership, insomma, ti piace, ti gusta? Sei La membership contento? mi piace, sì. Purtroppo riesco poco spesso a seguire in diretta le live, perché per me è un orario poco comodo, però me le riguardo poi registrata e poi vabbè, opportunity e anche mi sono sempre ripromesso che sono poco attivo sull'opportunity quelle da proporre. Ah, Sono sempre community un po' opportunity, ma più perché che sono poco poco attivo, sicuro, capito? Ho aspetta un sempre attimo, paura di Duccio, più che poco attivo direi che proprio inoperoso totalmente da sì, quello che. bravo, no, sì. No, diciamo le cose come stanno, non ne hai Bravo. messa neanche una. No, neanche una. Ho commentato qualche volta su qualcuno per correggere degli errori, magari che era sbagliato, che c'era la Già, è scadenza, già che era. qualcosa. No, perché Duccio, attenzione, adesso questo lo dico anche a tutti gli altri. Noi teniamo nota, teniamo un registro, dei bravi e dei Bravo. cattivi. Cioè, Quindi poi a fine due a Duccio perché non ha. anno. No, dai, se hai fatto qualche commento, No, dai, perché un mi sento sempre, capito? Mi 5-5 viene la. Mi viene la. Cioè, ho sempre paura, dico, cioè, metto un'operazione e poi va male, è e mezzo. Vabbè. sempre responsabile.
No, scusa, ma che male c'è? No, perché in sono fatto così io, non è che... Ah, ok. Ascolta, Lucio, finora abbiamo parlato un po' di stop, eccetera, ma in questi 2 anni non hai preso solo degli stop, no? Mi confermi? No, hai preso anche fortunatamente no. Fortunatamente okay. No, devo dire che io sono molto contento, diciamo che adesso posso dare dei numeri che non sono magari precisissimi, perché appunto, come dicevo, avendo avuto questo aumento del capitale nel certo. tempo. Aspetta, Lucio, scusa, facciamo un attimo, contestualizziamo un attimo. Quindi tu hai iniziato a operare in reale? Allora, in reale più o meno 2 anni fa, adesso okay. siamo a quindi più hai, o meno 2 anni fa. Facciamo circa 2 anni di operatività in reale, giusto? Largo circa più o meno 2 anni fa. E in questi 2 anni piano piano hai aumentato il capitale che hai investito? In 2 anni, poco alla volta, ho aumentato il capitale e più o meno adesso sono arrivato al mio... quello che volevo arrivare, insomma. Ottimo. Da qualche mese, diciamo, da 4-5 mesi, insomma, del genere. E quindi, okay. vabbè, dare delle percentuali precise non è così facile, perché è un capitale che aumenta, però comunque diciamo che all'incirca io ho fatto più o meno un 15% all'anno. No, è tanta roba, soprattutto su capitali che non sono piccoli, è tanta roba, eh? È tanta roba. No, ma questo sei riuscito... Sei riuscito a portare a casa questo risultato anche nell'anno scorso, nel 2022, con tutto quello che è successo? Sì, devo dire sì, con un più difficoltà nei primi 6 mesi, diciamo, certo. e con degli ottimi risultati nell'ultimo periodo, nell'ultima parte dell'anno, però alla fine sì, cioè è anche lì, nel 2021, con i mercati che erano saliti a perpendicolo, il 15% poteva anche sembrare... Sì, esatto, hai fatto solo il 15% dilettante. Però, no? Era così. Però l'anno scorso, che i mercati invece hanno fatto un bel meno... Cioè, da un meno 20, 25 a un più 15 c'è una bella differenza. 15, allora lì 25-30% in 2 anni, comunque direi che... Assolutamente, cioè, e questo... Questo con una, diciamo, sei riuscito comunque a incastrare questo tipo di operatività sui mercati con tutti gli altri tuoi impegni da imprenditore, e quindi riuscire a trovare il tempo, cioè non è stata famiglia, una cosa... Famiglia, le cose... Guarda, io... A me capita anche in vacanza. Io in vacanza, alla sera, quando tipo, vabbè, un bambino che ha adesso 6 anni, quindi alla sera non è che si fanno follie. Però okay. capitava. Cioè, hai già iniziato a vedere qualche grafico? Allora, io mi faccio suggerire le operazioni. Sì, i grafici ogni tanto li guarda, ma mi faccio suggerire le operazioni e gli dico, cosa faccio? Maiale? Sulle materie prime, di solito gli dico, maiale, oro, argento. Ogni tanto mi dice dei nomi e io guardo. Valuto poi. Poi però dopo lui mi chiede, dopo lui mi richiede, com'è andato? Fantastico, fantastico. Okay. E quindi anche lì, per dire, in vacanza, io magari dopo cena, considerando che i mercati appunto chiudono alle 10, magari ceniamo presto, dopo cena, alle 9, tra le 9 e le 10 mi metto lì e magari, cioè anche in vacanza, siccome comunque mi piace, mi diverto. Mi metto lì un'oretta. Ottimo, Duccio. Molto molto interessante la tua esperienza. E per concludere, un consiglio che magari vuoi dare a chi si approccia adesso alle prime armi con la non direzionalità, un qualcosa, diciamo, un consiglio dalla tua esperienza ormai di 2 anni di praticantato col metodo di ottenimento di risultati e di soddisfazioni che sei tolto. Ma guarda, quello che mi sento di dire io è comunque di perseverare, nel senso che comunque il metodo ha delle basi forti, per cui anche le mie statistiche, io vedo che comunque ormai su un numero di operazioni ormai veramente importante, che ho fatto circa 300 operazioni, quasi 300 operazioni in 2 anni. Ah, però. Comunque la statistica 85-15. Quindi sarò 86-14 tipo. Caspita, tanta roba. Io ho visto che nel tempo più o meno, cioè la statistica funziona, il metodo ha delle grandi potenzialità e le regole sono fatte bene, non so chi l'ha fatto, ma è fatto bene questo metodo. Il mio ghostwriter, anche quello che ha scritto il libro. E devo tutto a lui, ma rimane nell'ombra.
non vuole farsi vedere. Ottimo, Duccio, quindi il tuo consiglio è perseverare, pancia a terra, darsi da fare, arrotolarsi. Studiare bene il metodo, applicare le regole che sono secondo me molto, molto ragionevoli, molto corrette, funzionano. E quello è l'importante, perché le hai testate sul campo in più di 300 testato. Operazioni, non mi dicevi? 300 operazioni in reale, tanta roba, eh? Quindi, lo dico in diretta, sì. 275. Caspita, tanta roba. Quindi, insomma, il dato statistico che ci hai dato dell'85% in profitto, 15% in stop e con le protezioni è ancora più valenza, proprio perché parliamo di un campione statistico decisamente rappresentativo. In anni non facili, soprattutto l'anno scorso. Però più o meno poi alla fine 84, 86, così via, più o meno sono sempre rimasto lì intorno, cioè forse all'inizio c'era un periodo ancora più vicino al 90, poi è sceso un po', però comunque più o meno sono rimasto. Adesso nella membership stiamo vivendo una strisciata positiva, che adesso mentre lo sto dicendo chiaramente mi sto tirando la sfiga addosso. però esatto, sto dicendo ultimamente, cioè, sto pensando anch'io. È da settembre, adesso vediamo per quello perché... ancora di più quando arriva la mail. Assolutamente, rispettare le regole sempre il meno possibile, la statistica, il tempo, il portafoglio, comunque i profitti arrivano, come hai dimostrato appunto nella tua operatività di questi due anni. Allora Duccio, grazie in conclusione della tua testimonianza. Mi hai detto che sei a 270 operazioni, quindi se sei d'accordo, alla 500ª operazione ci ridiamo l'appuntamento e facciamo l'aggiornamento, ok? E festeggiamo così, va bene? Okay. Grazie Duccio ancora della tua presenza, ci vediamo all'interno della membership. Grazie ancora. Mille. Grazie. Ciao a tutti, buona serata, ciao. Ciao, ciao Duccio. Ciao.